Quest'oggi la salsa non si balla. Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Scusate, ma l'intro mi ha destabilizzata. Non me l'aspettavo. Non te l'aspettavo. Allora, sì, di salsine parliamo, di salse, non quelle che si ballano, appunto, come dice mio marito. Tu ti droghi, vero? No. Prepareremo la famosissima salsa alla senape aneto dell'IKEA. Questa per intenderci. Beh. Allora, questa salsa amatissima da tutti coloro che sono frequentatori del ristorante IKEA. Se poi andate a vedere gli ingredienti che vi fotografiamo sempre qua, vedrete che al primo posto ha un simpaticissimo olio di colza. Che magari fosse di cozza, ma no, è di colza. E allora noi la prepariamo a casa. La prepariamo a casa con lo stesso sapore, ma con ingredienti del tutto naturali e genuini. Che ne pensi? Bene, andiamo a prendere il cacciavite e chiave savonale e andiamola a montare. No. Ed ecco gli ingredienti che ci occorrono per preparare la salsa aneto e senape dell'IKEA. Per intenderci, questa qua ve la faccio vedere e vi faccio vedere anche come sono arrivata alla ricetta. Molto semplice, ho preso gli ingredienti dell'originale e ho convertito in euro. No, convertito. Ho convertito gli ingredienti. Fatevi un fermo immagine. Allora, come vedete, l'olio di colza è così. Vi faccio vedere anche come ricavo le ricette dagli ingredienti degli alimenti. Brava, brava. Allora, visto che tu l'olio sei così... di colza, che è quello che proprio vogliamo eliminare, è alla prima posizione. Noi andremo a fare 100 grammi di salsa. Sappiamo che l'olio di colza è alla prima posizione e alla seconda posizione c'è la senape col 35% di presenza. Quindi l'olio di colza, essendo prima, sarà in maggiore quantità. Dobbiamo arrivare a 100 grammi, quindi prendiamo 35 grammi di senape e l'abbiamo qua. Eccola qua. 40 grammi di olio di oliva extravergine. Sì. Subito dopo, negli ingredienti, cosa c'è? Lo zucchero, che viene dopo i 35 grammi, ma che deve stare dentro i 100 grammi. 12 grammi di zucchero. Io ce l'ho di canna e integrale. Bravo. Facciamo una salsa di senape proprio e aneto proprio genuinissima. Uh-huh. Poi c'è l'acqua e allora noi metteremo 5 grammi di acqua, che è qui e che vedete già gialla perché è già miscelata con la curcuma, uh-huh, che sono in totale 2 grammi, quindi 5 grammi di acqua più 2 grammi di curcuma. La curcuma negli ingredienti la trovate proprio come ultimo ingrediente. Poi c'è l'aceto e aceto noi ne useremo 4 grammi, quindi 2 grammi di aneto. Dove trovare l'aneto? Lo trovate agevolmente da Tiger, se lo volete questo conservato, fresco non lo so, io ho trovato solo questo. L'aneto, l'aneto! Cominciamo subito. In un mixer versiamo i 40 grammi di olio extravergine di oliva. Ovviamente se volete farne di più, perché questa si conserva per 3-4 giorni dopo l'apertura, potete tranquillamente duplicare gli ingredienti e viene il doppio. I 35 grammi di senape. Naturalmente alla fine, dopo che l'assaggeremo, vi diremo cosa correggere, se aumentare qualcosa. Certo. Altro. Poi l'aceto. L'aceto, brava. Lo zucchero. Bravissima. Perché questa salsina è molto dolce. L'acqua e la curcuma. L'acqua e la curcuma, hai capito? E metà, non tutto, metà dell'aneto, per questo lo avevo diviso in due ciotoline, perché metà lo frullo e metà lo unisco intero. Complimenti. Grazie. Vediamo se è così. Vediamo se è così. Bene, procediamo, frulliamo il tutto. Beh, direi che il colore è quello, eh? Assaggia. È più buona. Molto simile, ma più buona, vero? E ancora dobbiamo aggiungere l'altro aneto. Voilà. Vediamo, assaggiamo di nuovo. Aspetta.
Scegliamola bene, senza far frullare l'aneto questa volta. Ed ecco, quindi, una salsa aneto e senape genuinissima e buonissima. Da accompagnare col salmone e la morte sua, veramente. Ma anche con le insalate è molto buona. Anche con le insalate, di gamberetti. Naturalmente, se la volete più o meno dolce, se la volete più o meno aspra, basta aggiungere più aceto o più zucchero. Poi adesso ve la potete aggiustare come vi pare. Intanto avete la base, dopodiché divertitevi a creare. Vi lasciamo alle foto e noi ci vediamo dopo. Bene, avete visto com'è facile? All'interno troverete le istruzioni. Come la chiamiamo questa salsa? Diamo un nome di questi qua esotici tipici loro. Come la chiameremo? Ombrax? No. Ombretinex? Separanex, benissimo, ok. E quindi preparate questa salsa dell'IKEA, ma si chiama sas. Benissimo, preparate questa salsina di accompagnamento preparata da noi e mi raccomando, non compratela all'IKEA, quindi fate. No, non è non compratela all'IKEA, poi all'IKEA uno se la compra quella salsa, però sappiate che al primo ingrediente c'è l'olio di colza, che non fa tanto bene. Invece vedrete che è proprio similissima. Dove trovo l'aneto? Da Tiger, nel reparto cibi, in bustina. Nel reparto spezie. Spezie, sì. E poi, cos'altro posso dirvi? Accompagnatela con i salmoni, sia affumicati che freschi, è buonissima. Divertitevi a prepararla e fateci e sapere cosa ne pensate. Trota salmonata? È buona con la trota salmonata? Non l'ho provata. Col pesce spada affumicato? Non lo sappiamo. Provatelo, fateci sapere. Non che ce ne freghi qualche cosa, no. Ma fatecelo sapere. Non è vero. Bene. E sì, lasciate sì. Tutti i commenti che volete. Non giusto, vi fate intimidire da questo maccio. Bravi. E allora? Se mi dite, ma per non la posso fare, perché non è il barattolo? Lasciate qui qualche commento, qualcuno mi donerà un barattolo. No, no. Ragazzi, perdonatelo. Noi ci vediamo presto. Sulle vostre tavole. Ciao.